Coronavirus. Crescono i contagi. Altri 412 casi e 6 morti. Schiacciato dal trattore. Muore un 25enne di Torrecuso. Scontro a catena tra 4 auto sulla Telesina. Ferito un automobilista. Calcio. Glick in giallo-rosso. Perfezionato l'accordo con il Monaco. 6 morti e 412 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Crescono sia le vittime che i contagi in Italia. È quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione Civile. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 251.000 persone. I guariti sono 213, per un totale che sale a 202.000. In totale i malati sono 13.561. Di questi 49 sono in terapia intensiva e 801 ricoverati con sintomi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.000 tamponi. Una seconda ondata in Europa, avremo nuove fiammate di Covid-19. È inevitabile. Oggi il virus circola e non è stato soppresso in tutta Europa. Anche i paesi che l'avevano arginato stanno vedendo riaccendersi la trasmissione del virus. A sottolinearlo durante la consueta conferenza stampa da Ginevra è stato Mike Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha evidenziato anche come il coronavirus SARS-CoV-2 non sia stagionale come l'influenza. In località Quara, a Torrecuso, un 25enne, a seguito di un incidente agricolo, è stato schiacciato dal trattore su cui stava lavorando. A nulla sono valsi i tentativi dei vigili del fuoco di estrarlo dall'abitacolo e dei sanitari del 118 di soccorrerlo. Il giovane è deceduto nell'incidente, una tragedia che ha sconvolto la piccola comunità sannita in lutto per l'accaduto. Ancora un incidente sulla strada statale 372 Telesina. A scontrarsi 4 auto in un tamponamento a catena, quali una Volkswagen Touran, un Alfa Romeo 159, un Land Rover ed un Polo. Le autovetture viaggiavano in direzione Benevento. Il sinistro stradale è avvenuto all'altezza del territorio di Ponte. Ferito un automobilista, trasportato presso l'azienda ospedaliera San Pio in codice rosso per le ferite riportate. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale per le indagini. Il nostro patrimonio artistico è costantemente violato e per questo Maurizio Caso Panza, presidente della Bene Biennale, la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Benevento, ha istituito il giorno 23 agosto alle 11 alla Rocca dei Rettori di Benevento il flash mob Respect for Art. Contestualmente alla nomina del sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, e vice coordinatore regionale di Forza Italia, aderiscono al partito di Berlusconi ben 101 riferimenti politici tra attuali ed ex amministratori comunali di varie realtà territoriali della provincia. Si tratta di giovani anche di personalità con ricco bagaglio d'esperienza, impegnati nel mondo delle professioni, dell'associazionismo, del sociale e del commercio. L'elenco dettagliato con nomi e sottoscrizioni è stato consegnato nelle mani dell'europarlamentare Fulvio Martuscielo, coordinatore provinciale di Benevento del partito. I 5 presunti deputati che avrebbero incassato i 600 euro hanno commesso un atto sicuramente eticamente scorretto, ma non è reato. Ebbene, credo che a questo punto sarebbe più giusto che i diretti interessati si autodenunciassero alla stampa palesando le loro ragioni, tanto da mettere fine a questo strazio. Si sta denigrando l'intero Parlamento. Ora basta. Così in una nota la senatrice Sandra Lonardo del gruppo Misto. Comprendo che la gente si stia indignando perché a noi politici è richiesta più attenzione, soprattutto in momenti nei quali tutti hanno difficoltà. Il 20 e il 21 settembre si vota per il taglio dei parlamentari. Questa chicca giova a chi è a favore del taglio per creare ancor più odio verso l'intero Parlamento, mentre io penso che il taglio non gioverebbe alla rappresentanza territoriale. Ecco perché io voto no e dopo questa assurda polemica voto ancora più convintamente. Incentivare investimenti al sud non farebbe altro che giovare all'intera nazione. Non si può lasciare un territorio prezioso come il nostro totalmente da solo. Abbiamo strutture e terreni che non ci sono in nessun'altra zona d'Italia, ma se non si crea la possibilità di far crescere il sud, l'economia di tutto il paese ne risentirà. Non dovrebbe esserci divario tra nord e sud, il paese dovrebbe avere le stesse possibilità al di là della posizione geografica. Lo dichiara Luigi Barone, presidente del Consorzio ASI della provincia di Benevento e consigliere delegato della FICEI per le politiche del Mezzogiorno. Auspico quanto prima si faccia qualcosa di concreto, le basi ci sono, ora basta solo metterle in pratica.
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società del Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.